Bella a tutti ragazzi, qui Golis, ben ritrovati sul canale di Domenac. Signori, oggi sono qui per introdurvi questa nuova serie, ovvero la serie di Clash Royale. Signore, come vi avevo già annunciato nel video vlog che vi ho caricato domenica, se non l'avete visto andatelo a vedere perché ci sono delle cose molto molto importanti da sapere. Comunque ragazzi, oggi è mercoledì e vi porto Clash Royale, ragazzi. Vi avrei dovuto portare Clash of Clans, però sto facendo alcune cose, quindi oggi andremo a vedere Clash Royale. Allora ragazzi, prima di tutto, come vedrete sicuramente sul video, abbiamo la bellezza di 4 chest da aprire, normalmente 2 free e una crown chest, ragazzi. Ma non è finita qui. Quindi io direi di iniziare subito con l'aprire le più stupide, quindi le free chest. Quindi oro, scheletrini, ottimo. I minions, questi qua, e va bene. Andiamo con la seconda. Ok, goblin, spear goblin importantissimi e altre 2 carte per i minion. Ora andiamo ad aprire la crown chest, ragazzi, che è la seconda dopo la free chest. 100 di oro, 2 gemme, scheletrini, goblin. Oh, questa è la tomba degli scheletrini, che è molto molto fastidiosa. Una fireball, molto molto bene. Ok, andiamo ad aprire le silver chest, che vengono dopo le crown chest, da come so. Ok, diciamo di sì. Ok, continuiamo. Oh, buono. Allora ragazzi, ora andiamo ad aprire la magical chest, ragazzi, che è la chest più grande del gioco. Come vedete costa 400 gemme in arena 2, quindi andiamo. Oro, spear goblin, 12 carte. Scheletrini, Valchiria sbloccata, moschettiere, bombe tower che non serve a niente. Scheletrini, signori! Mamma mia, signori! Incredibile! Incredibile la mongolfiera, ragazzi! Se giocate a Clash Royale, saprete sicuramente che come si chiama? La mongolfiera è qualcosa di assurdo. Ora andiamo a claimare queste altre 3 gemme. Ok, allora ragazzi, attualmente abbiamo trovato di nuovo questa che sicuramente andremo a sostituire. Non saprei, non saprei. Andiamo a mettere al posto del gigante. Abbiamo tante belle cose, ragazzi, però io vi dico che questo non è il mio account principale. Però prima di tutto porterei questa a livello 3. Perfetto, come vedete ragazzi, ho il principe, ma il principe non l'ho trovato, ma l'ho comprato dallo shop. Poi ragazzi, c'è una tecnica per comprare 2 carte epiche alla settimana, quindi se volete il video diciamo, per vedere questa tecnica, lasciate tanti tanti bei like. Allora, abbiamo trovato anche i scheletrini, che sono fondamentali. Sono fondamentali. Ora non saprei con cosa sostituirli. Aspettiamo, perché oggi non andremo a vedere un attacco, signori, bensì andremo a vedere qualcos'altro. Però un attimo che vi faccio vedere un'altra cosa. E ok ragazzi, siamo qui su un altro profilo. Ragazzi, questo è il mio profilo principale, dove ho appena 793 coppe. Quindi andiamo ad aprire le ceste anche qui. Quindi iniziamo subito. Ok, il cannone che non uso mai, trovo sempre i livelli. Ok, continuiamo. Ancora il cannone. Questa è buona. Crown chest. Signori, 4 gemme. Barbari, buono. E goblin. Spear go. Oh, finalmente qualcosa di buono, signori. Finalmente. E vabbè, questo non è buono. Però comunque. Allora, ragazzi. Allora. Devo fare dei ringraziamenti. Prima di tutto, voglio ringraziare il signor Papele. Ragazzi, per chi non lo conoscesse, anzi, non lo conoscerete sicuramente, è un mio amico che ringrazio. Quindi, Papele o Raffaele, che si chiama Raffaele, se stai guardando questo video, io ti saluto. Quindi andiamo avanti. Queste ceste che vedete qui sotto, la maggior parte sono state fatte da lui. Quindi,
Io direi di iniziare ad aprire le ceste. Nel frattempo aspettiamo che si sblocca la golden. Ok, scheletrini, arcieri, bomber, niente di niente di niente di niente. Oro, goblin, cavaliere, va bene. Signori, 2000 d'oro, no, scherzavo. Ancora una carta per il cavaliere. E allora, andiamoci a gemmare. Anzi no, aspettiamo, dai, sono 27 secondi, direi possiamo aspettare. Intanto controllo un attimo una cosa sopra al phone. Ok, allora, mancano 10 secondi, intanto vi faccio vedere un po' il mio deck di qua. Come vedete ho un bel po' di cose da potenziare, non ho ancora questo, ragazzi, non ce l'ho ancora. Infatti spero di averlo molto molto presto. Intanto direi di upgradearci questi qua. Perfetto, ragazzi, perfetto. Gli Spear Goblin, ragazzi, devo dire la verità, sono veramente, veramente molto ma molto ma molto forti. E ok, ragazzi, abbiamo la Golden Chest, quindi andiamo subito ad aprire. Abbiamo trovato Ok. E ok, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ragazzi, siamo stati fortunati sul secondo account, meno fortunati sul primo. Vabbè, ovviamente, perché sul primo avevamo la Magical Chest. Comunque, ragazzi, io con questo gioco ci sto prendendo veramente male, perché sto giocando tantissimo, sto giocando veramente tanto. Vi dico, anzi vi preannuncio già da adesso, che questo account sarà portato avanti, mentre il secondo sarà sfruttato solo per diciamo la donazione delle carte. Sì, porterò avanti anche quello, ma sicuramente in modo cioè, diciamo, molto più lentamente rispetto a questo qui. Quindi vi donerò, tipo, che ne so, la strega che è a livello 1, se la trovo di là me la dono e faccio arrivare qua a livello 2. Stessa cosa per il drago, stessa cosa per tutte le carte epiche. Quindi, ragazzi, io spero che questo video sia piaciuto. Lasciate un bel like se volete vedere il continuo di questa serie e se volete vedere il metodo per fare le due carte epiche a settimana. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, entrate nella nostra big community di The Maniac. E che dire, ragazzi, da Golis è tutto. We the man.